Il ritorno all'ordine imposto dalla Controriforma ebbe l'effetto di rafforzare l'istituto dell'Inquisizione e il suo organo ufficiale, il Sant'Uffizio, costituito da Paolo III nel 1542. Il Sant'Uffizio era un collegio di cardinali e alti prelati con il compito di difendere l'integrità della fede e di esaminare e proscrivere gli errori e le false dottrine. A questo scopo fu creato nel 1558 l'Indice dei Libri Proibiti. L'elenco comprendeva l'intera opera degli scrittori non cattolici, numerose edizioni in volgare della Bibbia e la produzione di molti tipografi svizzeri e tedeschi. In questi paesi, del resto, era nata e si era diffusa la Riforma protestante, favorita proprio dalle nuove tecniche di stampa. L'istituto dell'Inquisizione era comparso già nel XII secolo, in risposta alla diffusione di movimenti eretici nell'Italia del Nord. Nel 300 venne rafforzato assumendo la sua forma più celebre e odiosa, quella di un tribunale autorizzato all'uso della tortura nella condanna degli eretici. L'Inquisizione medievale era dotata di libertà giuridiche eccezionali. In particolare, poteva formulare un'accusa di eresia e iniziare un processo a carico di qualcuno anche in assenza di testimoni. L'obiettivo era di ottenere con tutti i mezzi un'abiura della propria fede da parte dell'indagato. Accanto al prolungamento della prigionia e alla privazione di acqua e cibo, il sistema di tortura più diffuso all'interno dei tribunali dell'Inquisizione era quello dei tratti di corda. L'imputato, con le mani legate dietro la schiena, veniva ripetutamente sollevato in aria con un sistema di carrucole e poi fatto cadere. Se l'indagato confessava durante gli interrogatori, veniva perdonato e gli si infliggevano penitenze, in genere preghiere, pellegrinaggi o offerte ai poveri. Se invece l'eretico persisteva nella sua posizione, l'inquisitore lo affidava ai giudici dei tribunali civili. In questo caso, la condanna poteva essere la detenzione, la fustigazione pubblica o, nei casi più gravi, la pena di morte. Uno dei capitoli più oscuri nella storia dell'Inquisizione riguarda la Spagna. L'Inquisizione spagnola nacque nel 1478 per volere di Ferdinando II d'Aragona e di Isabella di Castiglia, come reazione alla politica di conversione al cattolicesimo degli ebrei e dei musulmani di Spagna. Dopo l'ordine di espulsione di queste due popolazioni del regno, molti scelsero infatti di convertirsi alla religione di Stato per evitare il provvedimento. L'Inquisizione aveva dunque il compito di verificare la sincerità della fede dei convertiti e nella sua prima fase poté contare sull'operato del feroce Tomás de Torquemada. Nei 15 anni della sua gestione del tribunale, i processi furono più di 100.000, con oltre 2.000 condanne a morte. Un'altra categoria di eretici ampiamente combattuta dagli inquisitori fu quella delle presunte streghe. In molti paesi europei, a partire dal XIV secolo, si tennero centinaia di processi per stregoneria, spesso conclusi con la condanna al rogo dell'imputato, generalmente una donna. L'ultima strega condannata a morte in Europa fu Anna Goldi, uccisa nel 1782 a Glarona, in Svizzera.